E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo incredibile live sul canale di Daniele sul Matter del Daniele sul Matter Podcast, l'unico programma che viene da tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 21 alle 23 qui su Twitch con Daniele sul Matter e il mio magico baffo che sono io e Federico Allotto. Ciao a tutti ragazzi. Avanti, di subito tutto quello che devi dire sul baffo e poi andiamo avanti. Mi sono spaventato, ho attivato l'immagine e ho detto che cazzo, ho sbagliato live, nella live di Mastro Gelataio. Sono Baffo Rosso Sam, devo riuscire ad acciuffare Bugs Bunny. Comunque, questa sera parleremo di cannabis approvata dall'ONU, top TikTok. Poi avremo il genio del giorno, ben tre questa sera, ovvero il consigliere comunale della Namibia, l'autista indiano e Yuri Tolochko. E poi scopriremo di chi si tratta. E infine concluderemo le notizie con l'angolo della morte. Parliamo, come accennato da titolo, di cannabis e abbiamo delle buone notizie. Ovvero, soprattutto sono buone notizie per chi fa uso di cannabis. Dopo 60 anni, ieri l'ONU ha riconosciuto le proprietà terapeutiche della cannabis e appunto dopo 60 anni esce dalla tabella degli stupefacenti. Quindi la Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti si è riunita ieri per votare una serie di misure proposte dall'ONU e in particolare è stata decisa la declassificazione della cannabis dalla tabella, prima era inserita nella stessa tabella in cui c'erano sostanze come eroina e cocaina, adesso è stata declassata. E secondo gran parte della comunità scientifica, la cannabis a scopo terapeutico ha molteplici benefici sul sistema nervoso e viene oggi usata per il trattamento di diverse malattie, come il Parkinson, la sclerosi, l'epilessia, il dolore cronico, i tumori. Che cosa accadrà ora? Il percorso è ancora lungo perché ogni governo può decidere come classificare la cannabis, quindi non è che, se l'ha detto l'ONU, diventerà automaticamente fruibile per tutti, dipende dal governo, però avrebbe si aprirà un nuovo dibattito sull'argomento e già l'ONU abbia riconosciuto gli effetti positivi è un punto a favore per chi è propenso alla legalizzazione della cannabis. Parliamo di TikTok. La gente si divide tra chi lo ama alla follia e chi lo odia come la peste. Tu dove ti posizioni, Jimmy? Da quelli che non me ne fotte un cazzo. Mettendo da parte le rivalità riguardo a questo social, oggi sono uscite le classifiche annuali direttamente da TikTok e sono stati eletti i migliori video dell'anno che in qualche modo hanno avuto un impatto sulla società e sulle tendenze. Quindi, ora ci guarderemo questi video, ne ho selezionati solo 5 perché erano più di 100. Non troverete per forza i video di TikTok con più visualizzazioni, ma quelli che hanno galvanizzato di più gli utenti. Al quinto posto abbiamo Charli D'Amelio. E questo è quanto. Adesso ci guardiamo quello di Will Smith, quarto in classifica, in cui fa una citazione a Men in Black. Complimenti anche a Will Smith, che con questo video ha fatto svariati milioni di visualizzazioni. Andiamo al terzo, passiamo al podio e abbiamo Jason Derulo. Questo sono d'accordo con la scelta di TikTok di metterlo comunque nella classifica al terzo posto, perché effettivamente un video che ha influenzato i modi di fare delle persone, e il balletto su questa canzone l'abbiamo visto ovunque. Troviamo Dogface con il suo video che ha fatto il giro del web mentre va a lavoro in skateboard. Anche questo hanno fatto un sacco di parodie di questo video qua. Super visualizzato perché va a lavoro in skateboard mentre si beve il succo di frutta e diventa... Ma lui non è famoso. No, lui è un utente qualsiasi. Lui spaccia e basta. Ce l'ha la faccia da portoricano che spaccia. Al primo posto
abbiamo Bella Porch. Questo video ha ottenuto 500 milioni di visualizzazioni e, per quanto mi innervosisca, da un certo punto di vista invece mi affascina un sacco e oggi me lo sono visto senza motivo a ruota 10 volte. C'è qualcosa nella sua faccia che mi viene voglia di sputarla in un occhio e da un'altra parte che invece dico no, devo rivederlo un'altra volta, e adesso ce lo riguardiamo. Fammelo rivedere. Non lo so, c'è qualcosa che comunque mi attira a farmelo rivedere. Sai cos'è? È il movimento del telefono che è perfettamente sincronizzato e uniforme col movimento della testa. Sì, è un filtro. E allora è un filtro famoso di TikTok. Ah, ok. Ed è ipnotica come cosa. E anche la musica, Dani. Esatto. La musica spacca. Comunque, queste erano le classifiche delle 5. Come si chiama questa canzone? Sounds to the Beat. Ma è bella, lo puoi rimettere un'ultima volta, per favore? L'ultima volta, poi passiamo al genio del giorno. Non lo sai, anche il sorriso che fa la faccia è ipnotico. E infatti è al primo posto di TikTok. Con questi baffi, però, non dirlo. Ma è maggiorenne, lei è una soldatessa. È ipnotica. Secondo me, se qual è il pezzo fantastico di questo TikTok è quando parte il ritmo del basso, quello tum tum, e lei fa l'espressione quella da figa abbassando la testa. Sì. Quello è la cosa più figa, secondo me, del balletto. Ce lo fa proprio come con la faccia da cazzuta, va. Ma rivediamolo ancora una volta, va. Sono d'accordo. Ma poi anche questo sorrisino fake che fa verso la fine, lo sguardo, no, non lo so. Comunque, basta. Senza audio non rende. Adesso non avevo l'audio, non rende comunque. Passiamo al genio del giorno. Sigla! Comunque, ragazzi, voglio la vostra totale attenzione per i tre geni del giorno di oggi, perché sono uno più bello degli altri. E partiamo da questo. Ad inaugurare il genio del giorno di oggi... Cazzo, ha le stesse pieghe della poltrona dietro nella faccia. Gli occhi sono i bottoni. Bravo, che cazzo ha? Aspetta, perché questo non è ancora il meglio. Dicevo, lui è il consigliere comunale della Namibia. La scorsa settimana è diventato consigliere del collegio elettorale di Ompuja con ben l'85% dei voti. Ma perché questo simpatico uomo poltrona entra nel genio del giorno? Per il suo nome di battesimo e il suo cognome. Lui non ne può niente, poverino, ma provate ad indovinare come si chiama. Michael Jackson. No. Cicciolo Smilzo. Perché come si fa uno della Namibia a chiamarsi Cicciolo Smilzo? Non lo so, però sarebbe bello. Si chiama Adolf Hitler. Il padre gli ha dato questo nome in onore del leader nazista, ma in totale ignoranza, perché non sapeva chi fosse e che cosa avesse fatto. Ha detto, suona bene come nome, chiamiamolo Adolf Hitler. Quindi attualmente il consigliere comunale della Namibia è Adolf Hitler ed è un nero sovrappeso. Ma immaginate che terrore avranno provato in Namibia quando i telegiornali hanno detto come consigliere comunale è stato eletto Adolf Hitler. Ci sono stati momenti di panico da quelle parti. Voliamo in India per il secondo genio del giorno. Non ci sono parole per descrivere la genialità di quest'uomo. Non mi dilungherò in discorsi descrittivi troppo lunghi perché abbiamo il video che dimostra la genialità dell'uomo. Il nostro genio è un uomo semplice, che non ha mai avuto grandi cose, ma nella sua semplicità è riuscito a mettere da parte i soldi per comprarsi un minivan della Kia. Tutto contento della sua impresa, dopo aver firmato il contratto, si mette al volante della sua Kia Carnival e fa filmare alla moglie un video della sua prima messa in moto. E questo è il video che ci mostra la sua prima uscita dal concessionario. Lui, immaginate, questi pochi soldi che aveva li ha spesi per comprare sta macchina. Tutto contento si mette alla guida. Cambio di
sedili ancora incelofanati. Mango la targa per la macchina. No, cioè, adesso deve pagare anche i danni al muro perché l'ha spaccato. E la macchina, cioè, non solo l'ha incaprettata sul muso, sono partiti anche gli airbag. Che gli airbag quando partono fanno partire tante di quelle goccioline di liquido che sporcano tutti i sedili e tutti gli interni. Ma perché non devi cambiare poi lo sterzo? Il problema è quello, altro quelle appunto, goccioline. Appunto. Si spacca lo sterzo perché esce il pallone, quindi poi te lo devi andare a fare rimettere. Ma se... non ce l'ha la patente sto qua. Se io fossi stato in lui sarei sceso dicendo scusate, ne avete un'altra. Dice, secondo me era difettosa, io l'ho trovata già così, ciao. Era già così quando sono arrivato. Secondo me non funzionavano i freni. Dall'India passiamo al Kazakistan e parliamo di Yuri Tolochko, un bodybuilder abbastanza famoso da quelle parti e anche un influencer. Questa storia è molto tenera perché racconta di una grande storia d'amore. Yuri si è innamorato di Margot, che però non ha mai risposto alle sue proposte d'amore. L'ha letteralmente corteggiata per mesi, finché alla fine lei non ha ceduto ed è iniziata una bellissima storia d'amore che l'altro giorno si è conclusa in un bellissimo matrimonio. Dopo un anno e mezzo di convivenza, quando prima di sposarsi, Yuri è riuscito a sposare la donna dei suoi soldi, la donna dei suoi sogni. Una bellissima bambola gonfiabile con i capelli rosa. Può sembrare, e beh, è la donna dei suoi soldi a tutti gli effetti questa. Può sembrare una stronzata, ma si sono sposati per davvero e legalmente questi due, non è una battuta. Le nozze erano previste per marzo scorso, ma a causa dell'emergenza Covid hanno dovuto rimandare la cerimonia. Yuri ha dichiarato, ha detto queste parole: le coppie hanno bisogno di parlare di meno e connettersi di più. Direi che con una bambola gonfiabile i discorsi sono riusciti a ridurli a zero. Poi uno con questo fisico così grosso gli ha detto al sindaco: mi devi sposare. E che cazzo sono io per dirti di no? Chi se la vuole appellare con lui? Anche io li avrei sposati. Il sindaco era il consigliere comunale della Namibia. L'angolo della morte di oggi è totalmente dedicato allo sport, con due lutti dedicati allo sport. Il primo è quello di Mario Maraschi, si è spento oggi all'età di 81 anni ed era un famoso calciatore della Sampdoria negli anni 70. A seguire è Aldo Moser, fu maglia rosa al Giro d'Italia, si è spento l'altro giorno all'età di 86 anni a causa di complicazioni portate dal Covid. Cari ragazzi, la live di oggi finisce qui, spero che vi siate divertiti, noi ci vediamo domani su YouTube, sul canale dedicato alle live, dove ricaricheremo questa puntata tagliata e compressa in una decina di minuti. Vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, perché più siamo, più posso caricare puntate lunghe, se il canale diventa partner, quindi posso caricare più pezzi di live. Altra cosa, se volete, ci trovate anche su Spotify e iTunes, quindi possiamo farvi compagnia tutto il giorno se cercate Doesn't Matter Podcast su iTunes o Spotify. Spotify o Amazon Audible. Il Doesn't Matter Podcast invece con Dani, Jimmy e Fede torna lunedì alle 21, quindi noi vi auguriamo un felice weekend, una buona domenica e tante care cose.